Buongiorno a tutti, gente varia ed eventuale. Tanti eroi cinematografici sono presi dalla realtà, poi ovviamente pompati ad arte con pelle e capelli antiproiettili, muniti di una quantità spropositata di ormoni e capaci di strozzare anche i batteri a mani nude. Pensate a film tipo Rambo, The Shooter, Die Hard, uomini che quando cercate di prenderli alle spalle sentite solo il rumore della zip che si apre e intravedete il loro sorriso mentre ve lo mettono nel culo con la ghiaia. Ecco, se avete presente questo tipo di film, sappiate che nella realtà esistito qualcosa di molto più epico, gente tipo Simo Haia. Avete mai sentito parlare dell'esercito finlandese? No? Beh, ma perché che se ne fanno dell'esercito se hanno uno che viene chiamato Morte Bianca? Simo Haia ebbe una normale e regolare vita in Finlandia, servì nell'esercito l'anno in cui era obbligato per leva e poi se ne tornò a fare il contadino tra i ghiacci. Poi nel 1939 la Russia ebbe la geniale idea di invadere la Finlandia e Simo si sentì in dovere di dire la sua per proteggere la sua coltivazione di ghiaccioli. Dato che la maggior parte delle battaglie si svolsero nelle foreste, Simo pensò che il modo migliore per fermare i nemici fosse quello di imbracciare il suo fidato fucile, prendere qualche scatoletta di cibo e nascondersi nella foresta per fare un po' di tiro al bersaglio per 3 giorni consecutivi, con temperature tra meno 20 e meno 40 gradi. Ovviamente quando i russi si accorsero che dozzine dei loro uomini stavano morendo per mano di un contadino con il fucile, cominciarono a preoccuparsi pensando a cosa potessero fare quelli veramente addestrati a combattere. E dopo un summit in cui decisero di chiamarlo Morte Bianca, dato che era sempre vestito di bianco per camuffarsi con la neve, pensarono di mandare un piccolo gruppo di uomini scelti per stanarlo e farlo fuori. Lo stanarono. E lui li fece fuori. Misero allora insieme un team di cecchini per uccidere il cecchino e andarono a cercare di eliminare la minaccia contadina. Ce la fecero? E che ve lo dico a fare? In circa 100 giorni di guerriglia tra i boschi, Simo uccise 542 nemici con il suo fucile e altri 150 con la sua mitragliatrice, per un rapporto kill morti più o meno intorno al 700-0. Alla fine i soldati russi erano o troppo spaventati o quelli abbastanza coraggiosi già morti. Così decisero di bombardare a tappeto le foreste, sperando che prima o poi qualcosa sarebbe riuscito a ucciderlo. Dopo vari tentativi riuscirono a colpirlo. Una pioggia di schegge gli strappò via completamente il suo bel vestito bianco, ma nulla più. Poi il 6 marzo 1940 un qualche fortunello riuscì ad arrivargli abbastanza vicino da sparargli un colpo in faccia, senza avvicinarsi oltre per controllare se fosse morto. Era già stato abbastanza fortunato quel giorno. Lo lasciarono così nella foresta a marcire, anche perché uno senza mezza faccia non è che lo vedo molto vivo. Successe però che alcuni commilitoni di Simo riuscirono a trovarlo ancora agonizzante e lo portarono in ospedale salvandogli la vita. Ma ormai la Morte Bianca era stata fermata per una settimana. Nonostante qualche pezzo mancante, Simo era più vivo che mai e riprese conoscenza il 13 marzo, esattamente il giorno in cui la guerra finì. E dopo qualche tonnellata di medaglie e ringraziamenti vari, tornò a fare il contadino tra i ghiacci, fino al 2002, quando morì all'età di 96 anni. Yogendra Singh Yadav, il membro di un battaglione di granatieri indiani durante il conflitto con il Pakistan del 1999. Yogendra era un militare di 19 anni quando gli venne assegnata la missione, assieme al suo battaglione, di scalare il monte Tiger Hill e distruggere 3 bunker nemici. Il Tiger Hill è una montagna di 2600 metri e sfortunatamente il versante facile per salire era quello pakistano. Salire dal versante indiano significava fare una scalata di 300 metri in verticale su una parete scivolosissima di ghiaccio. E dato che agli indiani non sembrava il caso di salire tutti insieme in arrampicata libera, decisero di mandare su in cima un agnello sacrificale ad agganciare una corda per poi far salire tutti gli altri. La vittima sacrificale e per di più volontaria fu il nostro Yogendra. A circa metà della scalata, un gruppo di nemici che stazionavano su una montagna vicina videro il gruppo di indiani in attesa del loro eroe e decisero di cominciare a sfoltirlo a colpi di mitragliatrice ed RPG. Tra i morti ci fu anche il comandante del battaglione. Tutti gli altri, spaventati e disorganizzati, erano nel completo panico, tranne Yogendra, che colpito da 3 proiettili, continuò la scalata. Appena arrivato in cima, sfiga vuole che sbucò proprio davanti a uno dei bunker nemici, che non esitò a aprire il fuoco contro di lui. Ora, cosa farebbe l'eroe di un qualsiasi film d'azione? Salterebbe dietro qualche sasso cercando riparo per poi alzarsi e uccidere tutti? Ecco, il risultato fu lo stesso, ma la tecnica di Yogendra fu decisamente più aggressiva. Corse attraverso la pioggia di fuoco nemica
per poi lanciare una granata dentro il bunker uccidendo tutti. A questo punto però gli uomini del secondo bunker avevano una linea di tiro libera e non esitarono a sparare. E visto che quella tecnica la prima volta aveva funzionato, perché non riprovarci? Seconda corsa verso i proiettili, prendendone qualcuno quando necessario, salto dentro il bunker e uccisione a mani nude di 4 uomini pesantemente armati. Voltatosi infine verso il terzo bunker come una tigre setata di sangue, e si ricordò che il resto del suo battaglione era giù che lo aspettava. Così andò a recuperare quelli che erano rimasti, che salirono e non senza fatica riuscirono a prendere possesso del terzo bunker. Per il suo valore e le sue palle grosse come ananas con tanto di ciuffetto, gli fu assegnata la Param Vir Chakra, ovvero la più alta onorificenza militare indiana. Questa medaglia è stata assegnata solo 21 volte nella storia militare indiana, e 2/3 delle persone che l'hanno ricevuta sono morte nel compiere il gesto che gliel'ha fatta guadagnare. E all'inizio, per sbaglio, anche Yogendra era stato segnato tra le persone morte. Dopotutto, quale uomo sarebbe riuscito a sopravvivere a una gamba rotta, un braccio spappolato e 15 proiettili in corpo? Jack Churchill, un grande comandante delle forze alleate nella seconda guerra mondiale, è un immenso fan del surf. Il comandante Jack Fleming Malcolm Thorpe Churchill, soprannominato anche Fighting Jack oppure Mad Jack, fu semplicemente il più grande figlio di buona donna della seconda guerra mondiale. Si dichiarò volontario per far parte di un comando armato, senza sapere esattamente cosa quel comando sarebbe andato a fare. L'unica cosa che sapeva è che sarebbe stato pericoloso e molto, molto divertente. È ricordato tra le varie cose per la sua frase più celebre, ovvero: un ufficiale che va in battaglia senza la sua spada non è adatto per combattere. Ed era pur sempre la seconda guerra mondiale, non me lo vedo deviare proiettili tipo Gaemon. Beh, lui la sua spada in battaglia se la portava e come, e non era una di quelle sciabolette che adornano i vestiti cerimoniali dei Marines, era una fottuta Claymore e la usava. Riuscì a catturare 42 soldati tedeschi e uno squadrone della morte nel pieno della notte usando solo quella. Tornando a Churchill, col suo comando avevano il compito di prendere possesso di una fortificazione nazista chiamata così a caso punto 622. Churchill prese subito il comando dell'operazione e, dando il buon esempio, cominciò a correre davanti a tutti attraverso un campo di mine e filo spinato, lanciando granate mentre correva, tipo una macchina lanciapalline. Il resto della sua squadra cercò di stargli dietro, ma molti morirono per cose che a lui non avrebbero neanche bruciato i peli, tipo mine o colpi di pistola. Il resto furono fatti fuori a colpi di mortaio, lasciando Jack solo, che però non si sa come riuscì a nascondersi dietro le linee nemiche. Quando i nazisti lo trovarono, stava suonando Will You Not Come Back Again con la sua fidatissima cornamusa. Non vi ho detto che, oltre alla spada, si portava sempre dietro la sua bella e per nulla ingombrante cornamusa. Catturato e mandato in un campo di concentramento, dopo un po' trovò la vacanza alquanto noiosa, così decise di scappare, semplicemente camminando fuori. Lo ribeccarono e lo mandarono in un altro campo, e lui se ne andò ancora. Dopo aver camminato per 250 km con solo un barattolo di cipolle arrugginito come cibo, fu trovato dagli americani e rimandato dai suoi, gli inglesi, dove a sua volta chiese di essere rimandato subito sul campo. Ma per sua grande sfortuna la guerra era finita proprio mentre lui passeggiava per la Germania. Anni più tardi disse ad un suo amico: se non fosse stato per quei dannati Yankee, la guerra sarebbe potuta durare altri 10 anni. Si sa, le cose belle finiscono presto. Alvin York, tra scazzottate nei bar e scazzottate con i nazisti. Nato in una famiglia di contadini nel Tennessee, Alvin passò tutta la sua giovinezza ubriaco fradicio nei bar, entrando in qualsiasi scazzottata possibile. Fino a quando, in una di queste risse, uno dei suoi migliori amici ci lasciò la pelle. Lui ne rimase talmente sconvolto che smise di bere e diventò pacifista. Nel 1917 arrivò però la chiamata per la prima guerra mondiale. Lui si dichiarò obiettore di coscienza, ma la sua richiesta venne respinta e venne spedito a calcio a fare il corso d'addestramento. Un anno dopo era uno dei 17 uomini assegnati al compito di entrare in un accampamento tedesco e manomettere una mitragliatrice su rotaie. Cosa per niente semplice se considerate che l'effetto sorpresa svanì ancora prima di iniziare. I 17 uomini vennero avvistati mentre si avvicinavano di soppiatto all'accampamento e su di loro partì una pioggia di proiettili che ne lasciò 9 a marcire per terra. I sopravvissuti, che non avevano il fegato delle dimensioni di un dirigibile, scapparono, mentre York rimase sotto il fuoco di 32 nemici, come racconta nel suo diario. Continuando a muoversi sdraiato nella boscaglia e nascosto dietro agli alberi, riuscì a fare fuori una ventina di tedeschi, fin quando un giovane tenente nazista riuscì a avvicinarsi a lui con 5 uomini. Alvin estrasse la sua Colt 45 con solo 8 colpi rimanenti e li fece fuori tutti quanti, a parte il tenente, che una volta ferito gli urlò di fermarsi, chiedendogli se quel demonio era inglese. Sapete, era la prima guerra mondiale, gli americani erano nuovi a quel tipo di cose. Avrà immaginato sicuramente che quella specie di pazzo magnifico Superman facesse
facesse parte di qualche corpo d'élite inglese. E quando York gli disse di essere americano, Vollmer, quello era il nome dell'ufficiale nazista, rispose: "Buon Dio, se prometti di smettere di sparare farò rendere anche tutti gli altri!" 10 minuti dopo, 133 uomini camminavano prigionieri di York. Il tenente Woods, superiore di York, pensò a una controffensiva tedesca quando se li vide tutti arrivare verso di sé. Stava per imbracciare il fucile e chiamare rinforzi quando si vide Alvin salutarlo con la manina dicendo: "Caporale York, a rapporto con i prigionieri, signore." "E quanti?" chiese Woods. "Onestamente, tenente, non ne ho idea." Odie Murphy, l'uomo che ebbero il coraggio di chiamare Piccoletto. Quando nel 1942 Odie Murphy provò ad arruolarsi nei Marines, aveva solo 16 anni, era alto 1,50 e pesava 55 kg. Gli risero in faccia. Provò allora con l'aviazione, stessa risposta. Ma Odie voleva farla sta guerra! Riprovò allora con l'esercito, dove finalmente lo fecero arruolare. Con la frase: "C'è sempre posto per qualche novellino pronto ad assorbire un po' di proiettili nemici." Non proprio la miglior frase motivazionale della storia, direi. Ma durante il corso d'addestramento, visto che era così esile, proiettili gli passavano attorno piuttosto che colpirlo, e dato la sua disarmante scarsezza con il fucile, fu mandato a fare il cuoco ancora prima di finire l'addestramento. Odie voleva però andare in battaglia, anche come cuoco andava bene, e dopo centinaia di richieste fu finalmente mandato al fronte. L'aria della battaglia lo trasformò da piccolo cuoco da campo a versione in miniatura del più incazzato Rambo. L'invasione dell'Italia fu dove tutto iniziò. Costretto ad impugnare un fucile per mancanza di uomini, tempo 2 giorni e fu fatto caporale per la sua incredibile mira, e contrasse la malaria che si portò dietro per tutta la guerra, ricordatelo. Nel 1944 fu poi spedito in Francia. Lì incontrò un gruppo di mitraglieri tedeschi che finsero di volersi arrendere e poi spararono al suo migliore amico uccidendolo. Murphy sbroccò completamente, uccise tutti i mitraglieri tedeschi e poi usò le loro stesse armi per far fuori qualsiasi cosa nel raggio di 100 metri, inclusi 2 covi di nazisti e un gruppo di cecchini. Per questa azione gli diedero una medaglia e lo fecero capitano di plotone, dove nessuno aveva il coraggio di chiamarlo Piccoletto. Dopo circa 6 mesi gli diedero il compito di proteggere la sacca di Colmar, ovvero una regione molto critica al confine franco-tedesco, con soli 19 uomini e 2 carri armati. I tedeschi invece erano leggermente più forniti, avevano una dozzina di carri armati, e dato che i rinforzi alleati non sarebbero arrivati prima di giorni, Odie e il suo mini plotone avrebbero dovuto tenere quel fronte da soli in una battaglia lievemente impari. Inutile dire che i carri armati furono distrutti tipo in 45 secondi, mentre i sopravvissuti si ritiravano nelle trincee. Poi il ragazzino con la malaria, inebriato dalla battaglia, corse verso i resti del carro armato, alla mitragliatrice superiore che ancora funzionava, e cominciò a sparare più velocemente possibile a qualsiasi cosa. Immaginate la scena, un carro armato che va in fiamme e che potrebbe esplodere da un momento all'altro, con dentro un ragazzino che spara come un vecchio che tira fuori le ultime bestemmie prima di morire. Epico! Dopo un'ora circa, Odie finì i proiettili e tornò tranquillamente dal suo gruppo, con il carro armato alle sue spalle che esplose, classica scena dei film d'azione dal vivo. Gli diedero letteralmente qualsiasi tipo di medaglia potessero, 33 in tutto, comprese un paio di doppioni a seguito di azioni eroiche tra Belgio e Francia. Finita la guerra, tornò a casa ed entrò in crisi depressiva, diventò dipendente da droghe e andò in riabilitazione come una qualsiasi normale persona. In seguito scrisse anche la sua autobiografia, To Hell and Back, da cui hanno tratto anche un film, che a detta di Odie non rende minimamente l'idea di cosa ha passato realmente.